Allora, ci troviamo in compagnia di Antonio Saccoccio, che è il coordinatore tecnico-scientifico dell'Ecomuseo dell'Agropontino e che abbiamo invitato a questa intervista online che entrerà a far parte dei materiali e degli appuntamenti anche del processo, a cui abbiamo dato avvio con questa 12ª edizione della Scuola di Arti Performative e Community Care. E quindi sarà anch'esso uno dei contributi che stiamo collezionando per alternare momenti di lavoro laboratoriali e riflessivi interni alla comunità con momenti anche di confronto e dialogo con realtà altre che possono utilmente darci spunti con cui confrontarci e mettere in condivisione anche riflessioni, opportunità, ma anche magari confronto su criticità e su problematiche, e anche come occasioni anche di collaborazioni, anche, no? Di interazione e collaborazione anche future, in un'idea che abbiamo di comunità che riesce a riflettere su se stessa, a aumentare i livelli di autoconsapevolezza e allo stesso tempo di essere aperta al confronto con un'alterità che diventa sempre stimolo, no? Di riflessione, di confronto e quindi anche di verifica di quello che si è come limiti e come potenzialità grazie allo sguardo altro che ci restituisce la nostra immagine e che ci consente quindi in qualche modo di vederci, dico sempre io, in forma oggettivata, no? Quindi questo per noi è sempre molto, molto prezioso. Quindi ti ringrazio di aver accettato di prendere parte alla nostra scuola, sebbene appunto in modalità a distanza e online, e poi speriamo anche di avere l'opportunità poi di averti qui con noi, insomma, e magari di scambiare, insomma, anche nella vostra realtà, insomma, adesso la racconteremo un po', insomma, per creare delle sinergie possibili, vediamo. Quindi entrerei direttamente con il chiederti di raccontarci un po' la tua realtà, quella che tu coordini, cioè quindi l'Ecomuseo dell'Agropontino, come è nato, quando è nato, secondo quale processo è venuto fuori. Ci interessa molto capire, insomma, la genesi di questa tua realtà. Bene, allora grazie innanzitutto a voi di questa opportunità, di questo scambio. Il nostro processo inizia una ventina d'anni fa circa, e inizia in modo spontaneo, come nella maggior parte dei casi degli ecomusei in Italia e anche fuori dall'Italia. E inizia quindi circa nel 2003-2004. Inizia e va avanti appunto già da un ventennio, calcolando che ha avuto varie fasi anche nello sviluppo e nel suo sviluppo, e almeno un paio di discontinuità, diciamo, possiamo ormai, no, inserirle nella storia dell'Ecomuseo, una più o meno una decina d'anni fa e un'altra 4 anni fa circa, quando l'Ecomuseo è stato riconosciuto dalla Regione Lazio, perché noi non avevamo una legge regionale fino a 5-6 anni fa. Poi è stata proposta anche con il nostro contributo nel 2013, e dopo un iter solito regionale è stata approvata, e 4 anni fa ci sono stati i primi sette, se non ricordo male, ecomusei riconosciuti, e il nostro è l'unico nella provincia di Latina. Questo, diciamo, crea ovviamente un passaggio importante, perché molti ecomusei nascono, vivono e continuano a esistere tranquillamente come movimenti spontanei, non hanno riconoscimenti istituzionali. E questa cosa è perfettamente possibile. Chiaramente poi, quando c'è il passaggio, poi magari lo racconterò, intervengono altri elementi che mutano, diciamo, le condizioni del processo. E una ventina d'anni fa semplicemente ci si è resi conto che la realtà in cui si viveva in tanti
aveva delle caratteristiche di omogeneità in un territorio piuttosto diffuso, che è quello dell'Agropontino. Questo è un territorio che si caratterizza sinteticamente per essere un paesaggio delle acque e delle bonifiche, perché, come è noto, il nostro l'Agropontino era in gran parte stato una palude, esatto, ed è stato oggetto di tentativi di bonifica da almeno 2000 anni, ma anche di più, almeno dal periodo romano, ma anche in precedenza i primi tentativi. E quindi è stato una continua, no? Un continuo adattamento a condizioni di vita difficili come quelle, appunto, di un ambiente così ricco d'acqua, mettiamo così. Dico ricco perché l'acqua è ovviamente anche una ricchezza, anzi, dovrebbe essere soprattutto una ricchezza. E quindi si è arrivata alla condizione odierna, che, come sappiamo, dopo l'ultima bonifica, cosiddetta quella riuscita, in cui si è riusciti, no, durante il periodo del fascismo, a bonificare il territorio, con un'operazione ovviamente molto complessa, e il territorio è stato ovviamente completamente trasformato, e rimane però un territorio dell'acqua, perché noi abbiamo una rete di 2000 chilometri di canale, di canali artificiali, e più o meno altrettanti di corsi d'acqua naturale, quindi in tutto 4000 chilometri di rete idrica superficiale. In più abbiamo ovviamente tutto il territorio affacciato sul Mar Tirreno, sulla costa, e poi abbiamo i laghi, abbiamo 4 laghi costieri che sono zona Ramsar ormai dagli anni 70, quindi zona protetta, e che fanno parte del Parco Nazionale del Circeo. E quindi, insomma, questa era l'omogeneità che abbiamo rintracciato. Ora, come interpretare questo territorio e come dare un'opportunità di sviluppo locale sostenibile a questo territorio. L'Ecomuseo è uno di questi strumenti, diciamo, uno degli strumenti che dagli anni, fine anni 70, inizio anni 70, e dunque ormai da una cinquantina d'anni, sono reputati strumenti piuttosto moderni, tant'è che sono pienamente in linea, come sappiamo, con le ultime convenzioni, per esempio con quella convenzione di Faro, che praticamente va a sancire tutto quello che l'Ecomuseo fa da 50 anni sostanzialmente, in maniera anche così informale, no? O più o meno formale, diciamo. E diciamo, questa è la caratteristica innanzitutto fondamentale di un territorio che ha delle difficoltà, innanzitutto perché è molto esteso. Noi siamo su 20 comuni con tutto l'Ecomuseo, e sono comuni popolosi. Quelli in pianura sono comuni molto popolosi. Noi arriviamo a una popolazione su tutto l'Ecomuseo di tra i 3 e i 400 mila, e quindi è cosa diversa ovviamente gestire un ecomuseo di centinaia di migliaia di abitanti rispetto a molti ecomusei che sono ecomusei che hanno 5 territori, no, con 5-10 mila abitanti, a volte anche meno, no? Limitati addirittura a comuni singoli. Certo. E chiaramente tutto il lavoro. Anni fa come è nato questo movimento? Vent'anni fa è nato soprattutto perché le caratteristiche, le persone che si interessavano, che hanno iniziato ad interessarsi di questo processo, avevano una esperienza dal campo, che venivano insomma dal mondo dell'ambientalismo sostanzialmente, che qui è molto forte, perché dobbiamo parlare che questa è la zona, come dicevo prima, del Parco Nazionale del Circeo, delle aree protette, quindi c'era una grande consapevolezza di questo, e anche parallelamente del grande patrimonio ambientale che è rimasto conservato nel parco, ma che è stato in gran parte ovviamente perduto con l'ultima bonifica, perché ovviamente l'ultima bonifica di fatto ha cancellato quella che era la più grande foresta di pianura d'Europa, perché qui c'era la più grande pianura, foresta planiziaria europea,
che ovviamente è rimasta minimamente conservata nel parco. Quindi, insomma, la presenza del fattore dell'ambientalismo era molto forte. Questo nella prima fase, sicuramente. Quindi, più o meno, lo posso dire, il territorio che è stato, anzi, prima era perfettamente, corrispondente a quello che era il consorzio di bonifica dell'Agropontino. Quindi il riferimento era lo stesso, quindi a livello idrogeologico praticamente c'era una perfetta corrispondenza. La stessa corrispondenza più o meno c'è anche a livello ovviamente di omogeneità culturale, perché tutti i comuni che non sono in pianura ma che affacciano dalle colline dei monti Lepini e Ausoni sull'Agropontino storicamente dipendono dall'agro, comunque hanno una strettissima relazione culturale. E in una seconda fase invece, dopo un momento di difficoltà, dicevo una decina d'anni fa, si è puntato molto di più sull'aspetto antropologico e parallelamente si è andato a sviluppare l'aspetto, l'attenzione all'ambito educativo. Questo lo posso dire perché l'Ecomuseo fa parte, si conforma anche a seconda delle persone che lo portano avanti. È ovvio che la presenza di diversi educatori ha fatto sì che prendesse anche questa piega, perché è ovvio che, dicevo prima, se la maggior parte degli animatori dell'Ecomuseo hanno una matrice ambientalista, ovviamente ci si dirige prevalentemente verso il campo della valorizzazione del patrimonio ambientale. Se invece la matrice è differente degli operatori ecomuseali, evidentemente l'ecomuseo è fatto essenzialmente dalle persone che lo compongono, quindi la sensibilità che viene portata avanti dipende tanto dalla sensibilità dei coordinatori, degli operatori ecomuseali dei facilitatori. E quindi almeno questa seconda fase invece si è diretta molto più sul lato antropologico, il lato dei rapporti sociali che ci sono in queste comunità. Per ultimo, dicevo, è intervenuta la regione con l'istituzionalizzazione degli ecomusei. Questo ha creato ovviamente un ulteriore passaggio, perché dalla libertà totale che avevamo in precedenza si è passati comunque a una libertà un po' più condizionata, cioè condizionata comunque dalla legge, dal riconoscimento e dai parametri per entrare in questi ecomusei riconosciuti, nell'accesso anche. Scusami se ti interrompo, Antonio, quando avete costituito il nucleo iniziale, no? Innanzitutto volevo capire se sin da subito c'erano tutti e 20 i comuni oppure se è stato un discorso progressivo di aggregazione. Quei comuni sì, sono entrati subito nel progetto per il motivo semplice che, come ti dicevo prima, quando è stata studiata innanzitutto la conformazione del territorio, si è visto che non si poteva escludere facilmente una parte dei comuni rientranti nel consorzio di bonifica dell'Agropontino. È un discorso difficile da dire, perché in effetti poi man mano noi abbiamo un po' più circoscritto quell'area, lasciando fuori qualche comune, perché ovviamente è difficile tenerli tutti dentro, ma soprattutto ci sono comuni un po' più lontani dall'Agropontino vero e proprio che hanno delle influenze, ma hanno anche delle influenze che vengono da altre parti. Questo si può comprendere meglio usando il concetto di bioregione, che noi ultimamente abbiamo affiancato a quello di Ecomuseo grazie alla collaborazione con l'università che c'è qui a Latina, che è l'università poi Sapienza, la stessa è un'emanazione che dipartimento? Questo è il dipartimento di ingegneria soprattutto ambientale. E chiaramente loro hanno sviluppato questa idea di bioregione, che ha dei punti di contatto fortissimo con l'ecomuseo, e infatti i confini della bioregione cosiddetta pontina ricalcano quasi perfettamente quelli dell'ecomuseo. Ora, con la bioregione, che ovviamente ha le stesse caratteristiche di omogeneità ambientale e culturale, ci si rende conto che
le varie bioregioni confinano, ma ci sono anche delle zone, diciamo cuscinetto, che loro chiamano zone di transizione, che appartengono di fatto un po' a una bioregione, un po' a quella immediatamente confinante. Per cui è vero che i confini dell'ecomuseo vanno stabiliti, ovviamente, tenendo conto di questa omogeneità, ma è anche vero che sono opinabili, nel senso che non, nessuno può stabilire perfettamente, no, dove termina un ecomuseo. Essendo un processo, almeno essendo un processo in cui, no, uno poi si riconosce, la comunità si deve in qualche modo riconoscere, quindi non è che per legge, no, per decreto uno si riconosce, ma immagino che appunto chi c'è dentro, i comuni, al di là, insomma, della biologia e della biocomposizione, insomma, del territorio, uno si sente, o una comunità si sente descritto, raccontato nel museo, e ci sta esattamente dentro. Così, infatti, in queste zone un po' più di transizione, un po' più periferiche rispetto all'ecomuseo, quello che vale, che facciamo valere essenzialmente, è la partecipazione. Laddove c'è partecipazione, cioè c'è un senso di riconoscimento in questo progetto, vengono integrati. Nel caso in cui invece molto naturalmente non c'è questo interesse, si lascia cadere la cosa, cioè, voglio dire, si vede che non è, quando si va a forzare qualcosa, vuol dire che c'è qualcosa, no, che non va, o almeno non sono maturi i tempi, insomma. Come l'avete costruito negli anni, appunto, questo processo di co-costruzione, quindi di ascolto, di attivazione comunitaria e quindi di partecipazione, e di quindi co-costruzione dei contenuti, tra virgolette, dell'ecomuseo? Quindi questo processo, appunto, di riconoscimento, autoriconoscimento, adesione, partecipazione, come si è sviluppato, secondo quali metodologie, con quali espedienti, anche se vuoi. Sì. Allora, questa è la parte più importante, e la parte anche più lunga, più lenta, più faticosa, lo dico io sempre, insomma, certo. Ma l'esperienza lo sa, non sono cose rapide, non sono cose che si costruiscono a tavolino e che si possono anche forzare. È un lavoro che conduciamo praticamente quotidianamente, nel contattare, nell'essere contattati da quelle che vengono chiamate in ambito museale, ecomuseale, persone risorsa, cioè semplicemente sono le risorse del territorio, le risorse umane del territorio, cioè sono coloro che, conoscendo molto bene il patrimonio ambientale e culturale del territorio in cui vivono, sono una risorsa, ed essendosi impegnati in favore dello sviluppo del territorio, possono essere considerate delle risorse. E ovviamente noi abbiamo soprattutto con loro a che fare, perché sono quelle persone che sono riconosciute dalla comunità come effettivamente competenti e attive, soprattutto in processi di valorizzazione del territorio, del patrimonio territoriale, e quindi sta a noi, a tutta l'abilità, dico io, del coordinatore e dei vari, diciamo, referenti che noi abbiamo sul territorio, nel contattare queste persone e nel tessere dei rapporti, che devono essere dei rapporti molto stretti, di fiducia innanzitutto, perché se si vuole fare un lavoro con la comunità, la fiducia è fondamentale. Questo è davvero l'aspetto più difficile, nel senso, la fiducia poi non si conquista in un giorno, no? Con le presentazioni. C'è un bisogno di lavorare un po' insieme, di vedere se gli obiettivi sono gli stessi, e si va avanti. Per il nostro discorso, che ovviamente è complicato dal fatto che il territorio è molto esteso, i comuni sono tanti, le comunità sono tante, e noi ci siamo organizzati per antenne, come qualche po' più grande fa, nel senso che ogni comunità, quando trova delle persone risorsa, cioè dei referenti in cui si identifica, diventa un'antenna dell'ecomuseo, che ha direttamente rapporti, diciamo, con il centro, diciamo, che io dovrei coordinare, che dico dovrei, perché non sempre, appunto, è così semplice coordinare tutte queste realtà. Però esattamente quelli diventano antenne, che quel referente, diciamo, che sono di solito quei referenti di quella comunità, sono reputate le persone che sono in grado di avere un po' il polso della situazione, di quello che accade
in quella comunità, che quindi possono riportare tutti i problemi e i tentativi di valorizzazione che loro hanno. È un lavoro che cambia di giorno in giorno, perché da un momento all'altro appunto si conoscono nuove persone, oppure alcune persone vengono a mancare per impegni, per difficoltà che hanno personali, capita di tutto, insomma, poi quando si ha a che fare con le persone. Certo. Però il lavoro che noi riusciamo a gestire così. Poi all'interno di tutto questo noi dividiamo anche in aree l'intero ecomuseo, perché ovviamente l'area vicino alla costa ha delle caratteristiche, l'area più pianeggiante ha delle altre, quella collinare caratteristiche ancora diverse, la parte sud e la parte nord hanno delle differenze sostanziali, una gravita più verso l'agro-romano e l'altra invece più verso il sud pontino, lì c'era anche il confine, passava il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico, quindi ci sono proprio delle differenze. No, iniziano ad esserci delle peculiarità culturali. Anche culturali, certo. Marcate. E, è il lavoro che si fa molto sotto traccia, ecco, questo ci tengo a dirlo. Cioè, tutto quello che si fa giornalmente non si vede, secondo me è meglio se non si vede, perché se siamo preoccupati di farlo vedere non è cosa buona, perché se siamo preoccupati di stabilire delle relazioni non stiamo lì per mostrarci costantemente. Questo è un aspetto molto delicato, perché invece la tendenza molto spesso in queste attività è fare continuamente incontri pubblicizzati, no? La maggior parte del nostro lavoro, per esempio, avviene con quelle che chiamiamo passeggiate di scoperta, cioè se ci contattano, no, da alcune persone in una località perché ci vogliono far vedere qualcosa, si parte e si va in 5, 6, 7, 8. Chi vuole va, ma non è che si deve pubblicizzare quel momento, no, per poi far aggregare 40 persone che magari vogliono farsi la scampagnata la domenica e non permettendo di approfondire la scoperta di quel luogo. Ci sarà tempo dopo, una volta, no, conosciuta quella realtà e capito se ci sono degli interessi importanti per il patrimonio di allora estendere, no, e fare qualcosa di pubblico come si deve fare. Però molte volte ci si scontra invece con questa esigenza che sia continua, no, di fare incontri, eventi pubblici, e questa cosa col lavoro invece lento del museo ci si va un po' a scontrare, no? Questo, infatti, Antonio, volevo rilanciare, riprendere un po' un passaggio che avevi fatto adesso, perché secondo me è molto interessante per appunto i discorsi che facciamo, no? Tu hai detto senza il bisogno di mostrarsi, no? Che c'è questa parte, non c'è questa parte, diciamo, dell'esibizione, tra virgolette, no? Di una risorsa, di un contenuto, di un. E quindi su questo io volevo riportare e farti un'ulteriore domanda e quindi un approfondimento. E il fatto che appunto c'è questa attenzione importante, no? Che si coniuga all'idea di un patrimonio in cui la comunità si riconosce, di cui è titolare, no? E che utilizza, proprio nel vero senso, però anche molto pragmaticamente, no? Che riesce a possedere e a prendere e ad utilizzare per sé in chiave di promozione nel senso di sviluppo, di opportunità anche di evoluzione, di sviluppo, eccetera, no? E quindi questo appunto non si coniuga con questa dimensione invece più da evento, no? Perché sembra come se quello diventa un materiale che tu utilizzi invece in funzione di qualcun altro o di qualcos'altro, no? E non come, ed è bello il passaggio quando tu hai detto, è bene che rimangano nascoste perché sono vere, dei processi in cui, diciamo, tutto questo lavoro è fatto non per essere esibito, diciamo, ma perché è un momento di coagulo di qualcosa che altrimenti magari risulterebbe più disperso, e quindi come potremmo dire, forse, non lo so,
che è un'infrastruttura che mette ordine o comunque coagula le cose per non trovarle così disseminate, disperse e quindi più difficilmente da utilizzare, più difficili da attingere, ma diventa un qualcosa che dà ordine, organizza e quindi rende maggiormente accessibile, più facilmente accessibili alla comunità o alle comunità che sono titolari di quelle risorse, l'accesso e quindi l'utilizzo di quelle risorse stesse, no? E questo forse Questa è la parte, secondo me, più importante, che poi chi si occupa E ti di... volevo chiedere, questo come si coniuga, secondo te, o comunque che impatto ha avuto su questo e su questa necessità, che credo sia una peculiarità appunto, no, di un ecomuseo, con l'istituzionalizzazione avvenuta con il riconoscimento della regione? C'è stato un crash, qualcosa di complicato? Perché le istituzioni poi invece vogliono vedere tutto quello che si fa. Bisogna arrivare poi a, se si vuole rimanere all'interno di questa istituzionalizzazione, bisogna arrivare a un compromesso. E il compromesso è cercare di non perdere di vista quello che a noi serve fare come comunità, come museo, e tra virgolette, accontentare un po' la regione che con tanta buona volontà a volte cerca di comprendere nei loro vari funzionari, no, addetti a cos'è ogni volta un ecomuseo, ma a loro sfugge molto spesso, no, la distinzione tra un ecomuseo e un museo, perché loro, la loro formazione è sostanzialmente sui musei. Chi si occupa di queste cose di regione sa cos'è un museo precisamente, per conoscere l'ecomuseo, che nasce proprio per evolvere, lasciare evolvere quello che l'ecomuseo non contemplava. Ovviamente si devono studiare. Ovviamente noi li aiutiamo tanto, alcune persone umilmente ci chiedono, no, anche aiuto, e si riescono a fare dei passi avanti notevoli, perché riescono a sistemare alcune cose della legge, del riconoscimento, come viene fatto, chiaramente con passi avanti e indietro, perché poi regione cambiano, i funzionari cambiano, non so, e bisogna riniziare da capo. Però non è facile questa convivenza, perché il nostro lavoro, che è un lavoro che facciamo con le persone, non può essere condizionato da un ente estraneo a tutto questo, che ci impone, per esempio, di consegnare tutta la rendicontazione entro un dato mese. Se quel processo è in corso, io non posso affrettarlo, accelerarlo, passando sopra alle relazioni che si hanno con quelle persone, no? O anche i tempi di queste persone, che la maggior parte sono impegnati nelle loro attività lavorative, eccetera, perché la regione mi chiede di terminare le attività entro dicembre. Questa cosa chiaramente complica tutto, perché ci porta a snaturare tutto il nostro, no? Cioè noi non è che possiamo decidere, no? Riusciamo a fare, faccio un esempio, una mappa di comunità, no? Se non sono pronti i tempi, non possiamo chiudere questo lavoro per presentarlo alla regione. Ho fatto questo esempio per dire, no, uno strumento che qualche museo usa, o altre attività. Quindi diciamo che ci costringono poi a fare, ecco, eventi. L'evento è chiaro che è programmabile facilmente. Io faccio una conferenza con te, stabiliamo, no, di fare questo approfondimento. È relativamente semplice rispettare i tempi, ma noi non lavoriamo in questo modo. Se ci chiamano da, insomma, no, un gruppo di persone di un'associazione che sono interessati a un aspetto, e quell'incontro ha bisogno, no, di un altro incontro dopo, poi di coinvolgere altre persone, perché magari ci sono, no, un'altra associazione che se ne sta occupando, e non è che posso essere, no, vincolato troppo dalle istituzioni per tutto questo, perché poi mi costringono a rovinare i rapporti con, no, con queste comunità, con queste persone, che invece sono per noi l'unica vera risorsa, perché noi l'ecomuseo da soli non è che lo possiamo fare come coordinatori, e come noi siamo, Una no. risorsa ed è per loro anche, no? È un museo che è per loro, non è per. Esatto. Quindi insomma si stravolge un po' tutto. Insomma, portare avanti le due cose non è facile. Tant'è che dove l'Ecomuseo ha mantenuto e mantiene una sua, no, diciamo, valenza sociale molto forte, è per esempio, come dicevo prima, in Sud America, dove ci sono esigenze sociali e politiche così forti, che ovviamente non possono star dietro alle istituzioni. Per loro davvero questo è uno strumento di emancipazione,
grande, molto più che da noi, dove molto spesso diventa qualcos'altro l'ecomuseo, no? E perché non abbiamo ovviamente lo stesso livello di necessità di uno strumento che dal basso veramente prenda, no, dia voce a chi non ne ha. Noi più o meno, insomma, siamo a un livello già differente di partecipazione, almeno crediamo di essere. Però ecco, questa cosa, come dicevi, crea delle difficoltà, anche delle opportunità. Anche delle opportunità, scusami, poi anche delle opportunità, perché è evidente che poi ci conosciamo, insomma, noi come siamo italiani, se si dice sono un ecomuseo riconosciuto dalla Regione Lazio, si aprono anche le porte. Uh-huh. Alcune porte si aprono, che invece normalmente, se sei un gruppo spontaneo che fa le stesse cose identiche, però di quello riconosciuto, cambia tutto. Nel senso, chi sei? A nome di chi parte? C'è sempre questo discorso, no, un po' così, che questo è un po' triste. Però devo dire che tutto questo complessivamente ci serve, ecco, anche l'istituzionalizzazione, perché siamo appunto in Italia e sappiamo che, no, averci questo riconoscimento serve, quindi credo che serva. Secondo me più è debole l'ecomuseo, più serve. Più è forte l'ecomuseo, meno serve, perché se le persone lo vogliono portare avanti, lo portano avanti comunque, quell'idea, insomma, no? Non so se, scusami se ti ho interrotto. No, no, hai fatto bene anche a puntualizzare questo passaggio qui. No, volevo proprio fermarmi sul discorso della partecipazione a cui stavi facendo riferimento prima, no? Perché io credo che questo sia un nucleo poi importante e anche molto problematico, specie negli ultimi tempi. Allora, partendo anche da quella che è la nostra esperienza, no? Di questi 12 anni di lavoro sul territorio, certamente... magari anche abbiamo sicuramente delle analogie e sicuramente anche delle differenze rispetto alle due aree, però quello che noi abbiamo potuto osservare qui in Salento e in questo territorio che è il Sud Salento, quindi un territorio che è già spostato rispetto a Lecce, quindi già più periferico rispetto a Lecce, e che nel tempo il discorso sulla partecipazione, sulla l'attivazione delle comunità è diventato sempre più complesso e sempre più difficile per una ragione che è questa. Un progressivo spopolamento di queste comunità, quindi, perché la realtà di questo, per esempio, del nostro territorio è una realtà di piccoli e piccolissimi comuni, a differenza di quello che mi dicevi tu. Quindi parliamo di comuni che hanno poche migliaia di persone, spesso al di sotto del migliaio di abitanti. Quindi piccole comunità di periferia in un territorio, Salento in generale, che è già periferia rispetto al resto, e che nel tempo ha visto l'aumentare, e negli ultimi anni in modo molto più rilevante, ha visto l'aumentare e quindi un ritorno dell'emigrazione delle giovani generazioni al nord, sia al nord Italia che all'estero. Quindi noi qui assistiamo, ed è un problema importante qui, che un po' rende simili questi territori e questi comuni a un po' le aree montane, se vuoi, perché hanno più o meno delle problematiche analoghe da questo punto di vista. Quindi abbiamo un progressivo spopolamento di queste comunità, quindi comunità già piccole che diventano sempre più piccole e soprattutto perdono la forza propulsiva di una comunità, che sono i giovani, perché evidentemente nel momento in cui qui rimangono gli anziani o i bambini piccolini che sono appena nati, sempre meno anche lì, perché cioè, si coniuga a questa... Esatto, all'esodo delle giovani generazioni si coniuga in modo potenziale. Il problema dello spopolamento si coniuga alla riduzione della natalità, e questo è un problema che riguarda tutta l'Italia, riguarda anche il sud, e quindi tu hai un impoverimento della popolazione sia per l'abbattimento della natalità sia perché il giovane va via, quindi qua ti rimangono anziani e pochissimi bambini. L'anziano evidentemente non è la forza propulsiva di un territorio, quindi sebbene possa essere un testimone, un custode, ma per nessuno più, perché è una memoria per loro, esatto, stessi. Cioè una memoria che rimane lì, che tu puoi raccogliere perché non vada perduta con la morte, no, di questa persona. Dopodiché però non è quella risorsa propulsiva del territorio, perché non c'è
chi raccoglie questa risorsa, appunto, la mette in valore. E chi può mettere in valore queste risorse sono le forze più giovani, non certo quelle anziane, che hanno ormai un altro, altre esigenze, stanno in un'altra fase della, dell'esistenza oggettivamente, no? Quindi questo è un grosso problema, per cui poi ti scontri con dei limiti che sono oggettivi, cioè l'assenza proprio di chi dovrebbe essere appunto la forza energetica che raccoglie e tiene queste, questo materiale che anche conserviamo, custodiamo, che raccogliamo, che documentiamo, e che però deve essere futuro, non può essere memoria nostalgica, no? Deve essere cosa, materia che tu prendi in mano e ci fai qualcosa oggi, adesso, ci crei lavoro, ci crei situazioni che siano opportunità di sviluppo per questo territorio. Quindi questo è un problema molto molto importante, e certamente ovviamente ci sono dinamiche che ci scavalcano, no? Che vanno sulle nostre teste, che sono dinamiche globali, che di tipo economico, di tipo finanziario, che incentivano e in qualche modo generano barra causano questo processo che ci stiamo raccontando, e su cui ovviamente noi non abbiamo la possibilità di agire direttamente, no? Quindi venendo poi alle comuseo, ai nostri discorsi, io credo che forse questa cosa in qualche modo l'abbiate riscontrata anche voi lì nell'Agropontino, non lo so in che misura, e se questa adesso è una criticità anche per voi, insomma. Sì, è una criticità, soprattutto perché la stessa cosa che mi hai raccontato noi l'abbiamo nei comuni collinari di cui ti parlavo prima, perché noi abbiamo grosse realtà urbane in pianura, ovviamente il capoluogo, il nostro è Latina, a 125.000 abitanti ormai, e ci sono altre grandi città come Aprilia, per esempio, bene, anche se sta già un po' più gravita verso l'agro romano, ma anche la stessa Terracina, Cisterna, sono in pianura, ci sono città anche di media grandezza e che non hanno questo tipo di problema. Il problema invece ce l'hanno tutti i paesi dell'arco collinare, che stanno dai 1.000, 3.000, 4.000 abitanti, ce n'è uno solo che ha 20-25.000 abitanti, che è Sezze, e però tutti questi paesi hanno lo stesso problema che dici tu. Spopolamento, tendenzialmente tendono a perdere attrattività, a non essere attrattivi per i giovani soprattutto, che vanno via e sono loro, come dici, hai ben detto, la risorsa per il futuro. Il discorso dell'ecomuseo è un discorso improntato al futuro. E chi lo intende, qualcuno c'è, come semplice strumento per la conservazione della memoria, di fatto sbaglia completamente l'approccio agli ecomusei, che da sempre invece tende a trovare le risorse per andare avanti, cioè per permettere a queste comunità di andare avanti, non di ricordare quello che è accaduto indietro. Io lo dico questo perché in Italia abbiamo questo atteggiamento sempre, ovviamente, che è dato dal peso della nostra storia e cultura, che è enorme, no? Di vedere questa grande risorsa nel passato, ma la risorsa nel passato può morire benissimo e non esserlo più nel presente o nel futuro, qualora non sia più appunto utile. Ecco perché le convenzioni come questa di Faro sono decisive, perché portano tutto la visione del patrimonio dal punto di vista della comunità che lo vive e che deve averne un'utilità, è quello che dicevi prima tu. Se non ne ha un'utilità più, è bene che questo patrimonio tranquillamente venga messo da parte, perché la comunità deve comunque continuare a vivere. L'alternativa è quella che vediamo, cioè queste comunità si spopolano e muoiono, di fatto, perché una comunità fatta solo da settantenni di fatto non ha futuro. Invece, qual è il discorso positivo che l'ecomuseo potrebbe mettere in il motivo per cui nascono? Si parte dal patrimonio che ancora è vivo, cioè dalla cultura viva, che ancora si ha, attenzione, ancora per poco, perché più gli anni passano e più quella discontinuità che si è drammaticamente creata intorno agli anni 60-70 rischia di essere irrecuperabile, perché tutto quel patrimonio di saperi secolari a un certo punto abbiamo ritenuto che non valessero più nulla, e ci siamo dati all'accoglienza di qualsiasi cosa venisse da fuori, cose fondamentali per arricchirsi, ma che non possono cancellare ovviamente quello che è il patrimonio di cui noi abbiamo sempre vissuto e di cui possiamo continuare a vivere, perché come le terre in cui vivete voi sono ricchissime di patrimonio materiale e immateriale, anche le nostre lo sono,
ma se noi procediamo con uno sviluppo che essenzialmente è esogeno, cioè ci lasciamo colonizzare da imprese che vengono da fuori, che sfruttano semplicemente il territorio, non basandosi sul nostro patrimonio e non arricchendolo e non valorizzandolo, ma anzi dimenticandolo e cancellandolo, ovviamente noi non abbiamo più futuro, perché quando quell'impresa terminerà il proprio, no, i propri affari, non riterrà più utile sfruttare il nostro territorio, si sposterà da qualche altra parte e noi saremo più poveri di quando, no, inizialmente quell'impresa è venuta da noi. Cioè, il vero problema è essenzialmente lo sviluppo locale. Lo sviluppo locale deve partire dal patrimonio nostro che abbiamo e quindi va conosciuto. Sono c'è questo punto anche importante, no? Tu hai detto va conosciuto, il discorso della consapevolezza, no? Che è una cosa molto, insomma, un elemento cruciale, insomma, nei discorsi che stiamo facendo. Cioè, tutto quello che ha a che fare con l'attivazione delle comunità, lo sviluppo di comunità, gli ecomusei, eccetera, la consapevolezza che una comunità deve conseguire rispetto a se stessa, sicuramente centrale, no? Quindi, anche dalla tua esperienza, quali sono i fattori che secondo te poi invece interferiscono con questo, con il processo di consapevolezza? Sono impegnato nell'avventura dell'Ecomuseo perché ho trovato una perfetta corrispondenza con quello che ho visto anche qui da 20 anni, da più di 20 anni, come educatore, come docente nelle scuole. Cioè, vedendo la realtà della scuola e vedendo i risultati che noi abbiamo sul territorio, mettendo insieme le cose, a mio avviso i conti tornano perfettamente. Cioè, un approccio educativo come quello che abbiamo noi tradizionalmente nelle scuole, che è completamente agganciato dalla realtà ed è un approccio che si basa essenzialmente sullo studio di nozioni che vengono veicolate poi tradizionalmente quasi esclusivamente dai libri, dai manuali scolastici, è destinato a creare questi frutti. Cioè lo studente è completamente sganciato dal territorio che abita. Se la maggior parte dell'apprendimento non viene vissuto realmente, ma viene semplicemente letto e ripetuto, il risultato sarà che ore e ore di educazione ambientale, di educazione al patrimonio, alla costruzione e tutto, tradotto poi in comportamenti, non ci si trova. Come che dopo tutti quel lavaggio del cervello, qualcuno dice, no, da quando sono piccoli ormai, sulla sostenibilità, poi noi abbiamo territori devastati così, perché il territorio semplicemente non si conosce, perché non c'è un approccio alla realtà, non si vive la realtà. Poi la risorsa, il bene culturale è stato da qualche altra parte. Esatto. La cosa bella e importante è stata da qualche altra parte. Tutelare la cosa, il panorama bello è stato qualche altra parte che non è sotto casa tua, che non è nel tuo paese, che non è nella tua strada, nella tua piazza, eccetera, eccetera. Quindi questa tutta è la cultura, esatto, la cultura viva, che poi vive ancora, che sono quella, no? Che è quella che ancora, no, portavano avanti fino a un paio di generazioni i nostri, umilmente, anche persone che non avevano studiato a scuola, ma che erano saperi millenari che hanno fatto la nostra forza anche. Sono completamente dimenticati e non conosciuti, perché poi si vive ovviamente in modo totalmente, ripeto, sganciato dalla realtà, dalla propria realtà, per cui che ne so, il patrimonio diventa fare la passeggiata al Louvre o agli Uffizi e non si conosce il proprio patrimonio, quello che ormai è completamente, così come, no, i grandi temi ambientali, e che non è. Cioè, sei portato a vivere il tuo luogo come un non luogo. Sì, sì, sì. No? Come se tu stessi in un limbo lì. E tutto quello che tu sai e che hai appreso è vivo da qualche altra parte, è stato da qualche altra parte. Ed è vivo sul libro di carta, ma non lo sai neanche riconoscere quando passeggi per strada. Perché studi per anni storia dell'arte, ma non sei in grado, mentre passeggi, di renderti conto se quell'edificio, no, è un abuso, è una distruzione del tuo patrimonio, come avviene in quasi tutte le città, purtroppo è avvenuta nei nostri paesi, nelle nostre città negli ultimi 50-60 anni,
oppure no, se è il caso di intervenire o no. E quindi si genera un cittadino che non è né consapevole né attivo, e quando lo è attivo non è consapevole, che è una cosa ancora più pericolosa, perché si cimenta, no, in cose che non conosce bene, oppure che conosce sui libri, ma poi insomma nella realtà dei fatti insomma è ben altra cosa. Quello che tenta di fare l'Ecomuseo è, diciamo noi, ricostituire quella continuità nella trasmissione dei saperi che c'è sempre stata nei secoli. A un certo punto si è interrotta, perché abbiamo pensato bene con la scolarizzazione di massa che tutto il sapere potesse passare attraverso la scuola, così come l'avevamo poi e l'abbiamo sempre intesa. Ora il problema è che molti di quei saperi non possono essere veicolati con quel sistema che noi abbiamo a scuola, perché finiremo per non conoscere. Quello che è accaduto essenzialmente è questo, per cui la ricchezza delle vostre terre, ma anche delle nostre, non essendo conosciuta ormai da due generazioni, io ci metto anche la generazione ormai dei miei genitori che non ne sa quasi nulla, ovviamente ha prodotto questa povertà poi del territorio, per cui siamo diventati semplicemente un territorio che banalmente in Italia o vende diciamo l'archeologia, e quindi vengono per, no, la Grande Pompei, no, il Colosseo, eccetera, o vende il turismo al mare, no, e quindi vengono per le bellezze naturalistiche. Ma noi ci rendiamo conto come tutto questo non possa costituire una ricchezza, ad esempio, per tutti. Anche questa ossessione, no, del turismo, di qualsiasi punto in Italia deve trasformarsi in un'attrazione turistica, ma non è possibile. Cioè, se le persone del luogo se ne vanno via e non ci sono più, vuol dire che quel territorio per 12 mesi l'anno complessivamente non presenta delle condizioni accettabili di vita. Non è sostenibile la vita in quel luogo. E pensano invece che si possa risolvere tutto con un mese, l'estate, no? In cui quel luogo diventa... che poi tutti quanti vorrebbero, no, diventare, no, dei luoghi di turismo, perché è ovvio, vengono i soldi facili da fuori, no, eccetera. E poi insomma tutti questi discorsi che sentiamo anche ultimamente sono un po' la degenerazione, no, di questa capacità, volontà di, no, recuperare con il turismo tutto quello che poi è uno sviluppo locale, ripeto, del territorio, che comprende uno sviluppo sociale, educativo, culturale, ambientale, e invece viene visto solamente come uno sviluppo economico, poi ridotto all'economia turistica, e ne rimane poca cosa, chiaramente, certo, ovviamente. Ma questi erano territori ricchi non solo per il turismo, insomma, e possono continuare ad essere. Quello che dovremmo fare, io credo, che è questo, con tutti i problemi che vediamo, però, perché non è affatto facile, e si va un po' in direzione contraria rispetto, no, a tutto il resto. Al mainstream, anche delle politiche che vengono messe in atto, no? E quella già di fuori. Non nella direzione che ci stiamo dicendo, no, adesso, no. Qua. Anche le riforme scolastiche dovrebbero andare verso, no, un avvicinamento ai territori, alla conoscenza del patrimonio, invece non è così. Purtroppo, drammaticamente, non è così. La scuola italiana è difficilissimo fare uscite didattiche, no? E com'è? È così difficile portare i ragazzi fuori, così difficile, pieno di autorizzazioni, di responsabilità che nessuno si vuole prendere, no? E di carte da compilare. Dovrebbe essere la normalità portare gli studenti a vivere il territorio. E così siamo un po', diciamo, in difficoltà noi che facciamo questo tipo di esperienza, che è differente. Però io credo che, insomma, con la giusta pazienza, perché ovviamente sono processi lunghi, qualcosa si possa ottenere. Noi con molta calma qualcosa riusciamo piano piano a smuovere. Ovviamente si tratta soprattutto di persone, lo dico, di un'età che vanno tra i 40 e i 60 anni, che sono già occupate, e che sono nel pieno ancora delle possibilità operative, perché questa, certo, cosa non si può chiederla né alle persone troppo anziane, che hanno ormai ovviamente poche energie, possono essere testimoni, come dicevamo prima, possono, sì, dare qualcosa, no, di quello che sanno, ma difficilmente sono energie propulsive. E no, i giovani è un altro problema, perché i giovani hanno bisogno ancora di crearsi la loro strada, e se vedono che in un campo del genere, della valorizzazione del patrimonio, non c'è assolutamente possibilità lavorativa, finiscono. E questo è l'altro problema che
a tutto il mondo associativo in generale e anche l'Ecomuseo. Cioè, certo, si fa difficoltà a coinvolgere per momenti lunghi i giovani, che a un certo punto, giustamente, hanno bisogno anche... Devo vivere, devo... del loro futuro, insomma, non possiamo chiedere, certo, oltre. Infatti, l'ideale sarebbe che le due cose potessero convergere, possano convergere e andare insieme, ma ecco, e questa è una sfida che è tutta da vedere. Vincere, insomma, questo è un ulteriore problema sicuramente. Voi avete una sede fisica anche? Allora, sì, l'Ecomuseo, anche qui, per la legge regionale, ha bisogno di un centro di interpretazione, cosiddetto. Centro di interpretazione. Questo è abbastanza diffuso, di interpretazione, che è abbastanza diffuso in tutto, diciamo, il mondo ecomuseale. Ora, è anche vero che in linea teorica non ci sarebbe neanche bisogno, perché l'Ecomuseo è un patrimonio, vive sulla conoscenza e la valorizzazione di un patrimonio diffuso, quindi non avremmo neanche bisogno. Però diciamo che è buona pratica avere dei luoghi in cui, no, si possano coinvergere, diciamo, le nostre attività. Noi abbiamo il centro qui a Latina, nel Museo della Terra Pontina, che è un museo antropologico, non è una scelta casuale, è un museo, tra l'altro, che nasce da un'esperienza fortemente di partecipazione, perché è gestito da un'associazione che quindi ha condotto tutto il lavoro di ricerca e di attività che vengono condotte in questo museo, e noi abbiamo questo centro. Ovviamente noi abbiamo, essendo un ecomuseo molto... Se capisco bene, l'Ecomuseo si appoggia a questo museo di Latina? È un museo che funge anche da centro di interpretazione dell'Ecomuseo. Ovviamente, essendo un ecomuseo molto, diciamo, vasto il nostro, abbiamo anche stabilito degli accordi con degli altri centri più diffusi sul territorio. Adesso attualmente ne abbiamo altri quattro, che sono quasi sempre sono musei del territorio. Ne abbiamo uno sulla costa, un altro paio nell'interno, per avere ovviamente dei punti di riferimento che fungano anche, come dicevo prima, da antenne, no, dell'ecomuseo. Sono sicuramente utili, anche perché non abbiamo così, in questo modo, mai bisogno di cercare sale per appoggi, no? Per incontri, per convegni, per cose del genere, però servono anche per, come sai, il luogo crea anche aggregazione, quindi, no, crea anche uno spazio da condividere, e che quindi fa bene sicuramente. E sì, la legge lo prevede, peraltro, non so da voi se lo prevede anche in maniera obbligatoria, però insomma è così da... Voi siete anche riusciti a costituire un archivio di documenti di vario tipo, sonori, audio, video, fotografici rispetto al vostro territorio? No, perché è un lavoro che No, avete sostanzialmente qualcosa di del fanno genere già, oppure? è un lavoro che fanno in gran parte già musei, il lavoro di catalogazione, no? Lo fanno già loro. Diciamo, noi possiamo No. aiutare. No, pensavo più che altro appunto al lavoro di ascolto dei testimoni, no? E quindi poi di raccolta di quello che è il materiale orale, insomma, che Molte volte. Molte volte trascriviamo, molte volte registriamo. Ti dico la verità, non abbiamo un archivio sistematicamente registrato. È un'operazione che probabilmente andrebbe fatta, ma è un lavoro ulteriore che toglie forze poi al lavoro sul campo. Insomma, è lavoro complicato. Archiviare ogni volta tutte le conversazioni sarebbe bello, ovvio, perché si però ce mantiene. l'avete, una raccolta comunque ce l'avete, una raccolta di materiale. Esatto, ma non è formalizzata e non è consultabile all'esterno, ecco, se volevi sapere quello. Ok, però voi vi attingete per le attività Esatto, del museo. serve da fare una pubblicazione, serve da fare un'esposizione, noi abbiamo un archivio soprattutto fotografico, insomma, importante da cui attingere, tenendo conto che poi molto spesso tutto questo tipo di lavoro noi lo facciamo appunto a partire da non da materiale nostro proprietario, ma da materiale che ci viene offerto e donato da fotografi, per esempio, del luogo, no? Quindi abbiamo rapporti vari, insomma, con persone che ci forniscono loro il materiale. E anche questo per noi è importante, perché l'ottica è sempre la loro, del fotografo, no? Non è del fotografo professionista che chiamiamo noi, ma è dell'appartenente a quella comunità, no? Che Che sa ha documentato con la come sua vuole sensibilità valorizzare, e questa con cosa è importante.
il suo punto di vista, che ha ritenuto rilevante o meno. Quindi quello ti dà la cifra di che cosa in quel territorio, rilevante per se stesso e che lo rappresenta. Esatto. Per quanto riguarda tutto il lavoro di catalogazione, anche qua all'inizio la regione lo chiedeva, ma noi abbiamo fatto capire bene come Ecomusei che non ci possiamo occupare anche di quello, perché di questo si occupano già i vari musei. E, tra l'altro, sarebbe aggiungere un altro carico di lavoro a un lavoro che già è vastissimo, come puoi immaginare. Ok. E quindi poi avete, non lo so, come possibilità, diciamo, di essere eventualmente poi contattati, eccetera, avete un sito, avete uno spazio online? Sì, abbiamo il nostro sito web, ecomuseoagropontino.org, in cui cerchiamo di tenere aggiornati più che altro tutti gli interessati di quello che si fa. Ovviamente, come ti dicevo prima, molto di quello che si fa non c'è lì, perché ovviamente fa parte, no, di un lavoro che si fa quotidianamente, e è un lavoro ovviamente più interessante da capire, per capire essenzialmente che l'Ecomuseo è un processo, non è un'istituzione, non è niente, è un processo che si mette, no, in atto. Però, insomma, si può, abbiamo anche i canali social in cui, diciamo, le cose un po' più importanti vengono di solito diciamo pubblicizzate o comunque mostrate a chi non ha potuto partecipare, ecco, a quell'incontro. Riuscite ad avere in queste attività che fate, quelle proprio per la comunità e con la comunità, riuscite ad avere persone, comunque fasce della popolazione giovane o abbastanza giovane? È quello, sì, che dicevo prima. Ci sono, ma per brevi periodi, sotto i 40 anni. Sostanzialmente credo che sia il fattore dirimente è l'occupazione. Cioè, se sono occupati, si possono mettere a disposizione. Si vede chiaramente, anche un trentenne si mette a disposizione se ha un lavoro stabile ed è tranquillo, ma se giustamente deve sottrarre tempo alla ricerca del proprio lavoro, non è così facile. E io, d'altra parte, tendo anche a capire questa esigenza, perché effettivamente è un problema, finché non si riesce in qualche modo a coniugare. Ma d'altra parte le risorse sono così poche per gestire questi ecomusei, per cui andrebbero creati un circolo virtuoso per portare appunto una piccola economia anche nella gestione dell'ecomuseo. A volte è possibile, qualche ecomuseo ci riesce, non è cosa semplice effettivamente far girare, no, una piccola economia in tutto questo. Lo si fa soprattutto, si potrebbe farlo con attività educative un po' tradizionali, quelle con le scuole, per esempio, no? Che noi svolgiamo, ma diciamo proprio per i motivi che ti ho detto prima, non hanno la prevalenza, perché a scuola poi purtroppo bisogna adeguarsi alla loro impostazione, quindi tutte queste cose un po' più, no, evolute dal punto di vista educativo si riesce difficilmente a farle, perché ovviamente lì c'è un'impostazione, no? Come conosciamo, si attendono da noi soprattutto dei contenuti, no? E poco interesse invece al processo, per cui in poche ore poi bisogna dare delle informazioni ai ragazzini. È dimostrato che quell'approccio non funziona tanto, perché informazioni nelle nostre scuole ne danno tante, non è un problema che mancano informazioni ai nostri studenti, manca qualcos'altro, manca il sentirsi coinvolti per esempio in un'attività, in qualcosa che si fa, in un progetto concreto sul territorio, vero, non simulato, no? Quello sarebbe molto interessante fare anche con le scuole. Chiaramente, insomma, si spera di arrivare a cose del genere, perché se non si cambia l'impostazione della scuola andiamo un po', no, a fare una cosa in un minimo spazio di tempo per recuperare, no, una vita passata invece ad archiviare informazioni in altro modo, ed è difficile sinceramente finché non cambierà l'impostazione generale delle lezioni a scuola. Appunto, per esempio, c'è sempre l'idea che bisogna conservare tutto, questa è un'altra idea, no, che noi abbiamo. Non è vero, il patrimonio si è trasformato per secoli e nessuno ha detto nulla, adesso conserviamo questo. Si è trasformato sempre e lo studiamo e siamo affascinati da questa cosa, però quando dobbiamo farlo noi,
e ritenendo una cosa non più da conservare, non riusciamo a farlo. È anche una piccola pietra, no? È bello il discorso che fa De Varin molte volte, dice, cioè, se ci fossero state le stesse leggi sulla tutela un tempo, non si sarebbe, non, la civiltà non sarebbe stata paralizzata di fatto, no? E questo insomma un po' ci deve far riflettere su, anche sulla necessità, se un territorio deve rimanere vivo si deve anche trasformare, altrimenti no, è anche quello un po' un altro discorso importante da sì. Fare. Il punto è, credo che sia il progetto, no? Cioè, per trasformare devi avere un progetto, cioè devi vedere dove vuoi andare, devi intravedere quantomeno, ipotizzare un orizzonte. Devi, no? Sapere anche la tua forza qual è, per, no? Non hai... Esatto, quindi anche un lavoro di attivazione, anche un lavoro di costruzione di progettualità, no? Condivisa. Dove vogliamo andare? E quindi quel futuro che rappresenta il patrimonio, e che non sarà certamente quello che prendi in mano, perché intanto lo prendi in mano per trasformarlo, lo trasformi in vista di un progetto. Se non è un progetto, non trasformi. Quindi forse oggi anche questa mancanza di trasformazione, questa fissazione ad una, soltanto ad una conservazione, forse è anche l'altra faccia della medaglia dell'assenza di progetto, anche, no? Sì, 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 perché diventa inutile, come dicevamo prima, quel patrimonio. Cioè, se non viene continuamente utilizzato, e quando lo utilizzi lo cambi anche, esatto, e lo trasformi, di fatto diventa morto. Cioè, c'è, non produce nulla. O un oggetto di... Secondo me, da quello che noi abbiamo anche constatato in questi anni, un po' non lo usi perché non lo conosci, e un po' non lo usi perché non sai come usarlo, non sai che fartene in qualche modo, perché non hai... quell'orizzonte di progettualità. Non è proprio questo, ma questo appunto è perché abbiamo un'impostazione nell'approccio alle arti molto retorico, molto, no? E chiaramente, e poi molto estetizzante, perché noi veniamo comunque dalla cultura del museo, cioè dei pochi, certo, oggetti belli da conservare, ma chiaro, quelle sono opere eccezionali, no? Ma il patrimonio invece vivo si trasforma costantemente, basta prendere la cosa più viva che abbiamo creato da tutti continuamente. Esatto, pensiamo alla lingua, cioè che è la cosa più viva che noi abbiamo, e che infatti è un patrimonio immateriale straordinario anche nelle terre, nelle vostre terre, no? Con i vari dialetti, certo, che avete, poi molto particolare, no? Quello salentino. Esatto, una cosa incredibile, ma quello è un patrimonio che muta costantemente perché è vivo. Se lo vogliamo bloccare, scriviamo un libro su quella cosa lì, e non possiamo però pretendere che quello, no, fra 100 anni debba essere la forma orale preferita. Cioè... È vivo se è parlato, però, no? Esatto. Perché se non è parlato... E infatti è rimasto, ciao, i dialetti sono rimasti vivi perché essenzialmente non sono stati codificati in forma scritta, e quindi sono andati per la loro strada, e io quando sento, in Salento, quando vengo da voi, e sento che in famiglia si parla tranquillamente in dialetto, quasi tutti parlano in dialetto, cosa che per esempio da noi a Roma, per l'influenza di Roma, che ha ovviamente centralizzato, no, questo italiano standard, non abbiamo più, però lo abbiamo sui piccoli centri dell'arco, come dicevo prima, dei Monti Lepini, lì lo abbiamo ancora nei piccoli centri, ancora in famiglia si parla abbastanza in dialetto, è molto contaminato da questo italiano regionale romano, però insomma abbiamo ancora, insomma quella è la cosa più viva, e tutto il resto dovrebbe essere così, invece noi purtroppo non abbiamo questo approccio, e la cultura diventa un po' una cosa solamente, no, da contemplare, e invece dovrebbe essere, dicevamo, utile allo sviluppo locale, che è uno sviluppo, ripeto, non becero di chi deve fare i soldi e basta, ma uno sviluppo complessivo, no, che comprende un avanzamento anche, no, dei livelli sociali, culturali, no, tutto insieme complessivamente. E che sviluppo in tante direzioni, non uno sviluppo in chiave turistica, evidentemente, che sono, esatto, uno, esatto, è uno sviluppo locale, il turismo è uno degli ultimi, se vogliamo. Uno degli aspetti, esatto, non quello centrale preminente, insomma, dovrebbe. Tra l'altro non può essere il primo mai, perché se una comunità non sta bene con se stessa non è in grado neanche di promuovere un sano turismo, no? Però insomma, il discorso è questo sostanzialmente, un po'. Poi c'è tutto l'aspetto appunto che dicevamo prima, pedagogico, un po' abbiamo affrontato, e
ed è così, è un grande processo, no, quello dell'Ecomuseo, che in tanti luoghi in Italia si conduce anche molto bene, perché insomma ne ho visitati diversi e funzionano, altri tendono a diventare un po' dei piccoli musei del territorio, ed è sbagliato, dico io, perché insomma di avere l'ennesimo museo che mi mostra le condizioni del mio bisnonno, forse non c'è così tanta necessità, no? O almeno non solo di quello, accanto a quello c'è bisogno poi della parte propulsiva, e quindi di queste persone che oggi, che ci vogliamo fare con questo vecchio, no, edificio abbandonato? Ci vogliamo creare un polo di aggregazione, vogliamo, no, riutilizzarlo in qualche modo, oppure con questi saperi, no, anche immateriali, sono una ricchezza oppure no? Insomma, è una sfida, dico io, una sfida, è vero, verissimo. Ok, penso che insomma abbiamo illustrato bene un po' questa realtà vostra e anche affrontato un po' questioni che poi ci riguardano un po' tutti quanti, insomma, ecco. Pubblicità sì, che riguarda un po' tutto il mondo. Come paese Italia, sicuramente. Va bene. Io sono molto contenta, se hai tu qualcosa che vuoi aggiungere che non abbiamo detto. Io vi seguirò, questo lo posso dire, perché insomma ho visto come avete iniziato insomma già da qualche tempo a mandare avanti quest'idea e sono con voi, nel senso che mi piace il modo che avete appunto di riflettere anche su quello che fate, non di farlo giusto così perché va fatto e va mostrato, ma perché deve avere un senso importante, insomma, quello che si fa. E quindi ci sentiremo, spero, in futuro. Sicuramente sì, verremo anche a conoscere poi da vicino la vostra realtà, insomma, siete benvenuti. Attenti che negozieranno l'accesso, insomma, e cercheranno di integrarsi dentro i processi normali di funzionamento quotidiano dei vostri territori e non quindi da turisti, sicuramente. E poi anche tu qui da noi, insomma, qui nella scuola, insomma, adesso ci sei. E poi vediamo anche di costruire delle opportunità per una presenza anche fisica di qua, insomma, nel corso, nella prosecuzione dei lavori, delle attività che andremo a mettere su nei prossimi mesi. Va benissimo, grazie. Grazie a te, Antonio, e a presto. Ciao. Ciao.